Oggi quindi ricominciamo un altro ciclo, ok? Cominciamo proprio dalle posture sedute, quindi da per terra. Quindi ricominciamo e facciamo un'altra spalmata. Io oggi ho fatto un cheesecake senza frusta e senza forno, quindi spalmiamo strati di cose sul corpo. Benissimo, dette le mie tre cazzate del giorno, mi allontano e vi saluto. Ok, quindi veniamoci a sedere per terra e prendiamo il nostro piede destro, primo e secondo dito, secondo e terzo, terzo e quarto, quarto e quinto, e tiro ogni dito del piede fuori dalla sua articolazione, dalla sua capsula, e pizzico, 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 pizzico. No. Dopo mangiamo il dolce. Metti per favore. E ruoto uno. Quattro, e nell'altro senso una, se tu play, guarda che si spegne il computer se te ne vai, e lascio, e tic 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 tic, piede destro nella mano sinistra, inspiro ed espiro, ed inspiro ed espiro, e cerco sempre la rotazione giusta nel mio femore e nel mio ginocchio. Espiro e lascio, braccio destro sotto al ginocchio destro, ruoto, due, tre, nell'altro senso, uno, due, tre, lascio giù e su, giù, 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 e lascio, 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 lascio. Stessa gamba, la giro, giungo le due ginocchia, ruoto bene il piede, con la mano destra e la mano sinistra spremo il quadricipite verso l'interno e spremo, cic, 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 e presso, e quindi veniamo a strizzare le masse muscolari del quadricipite. Ok, mi poggio sulla mano sinistra, ruoto, apro e dall'interno coscia, interno coscia destro, presso, 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 e nell'esterno di lato sopra il quadricipite, ultimo pezzo sotto al polpaccio e dietro la coscia fino e giù nell'ischio, e lascio la gamba destra. Prendo il piede sinistro, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, e tiro ogni dito fuori dalla sua capsula. Quindi veniamo veramente ad aprire il piede. Poi con il pollice delle mani pizzico il palmo del piede, e poi ogni dito delle mani in un dito del piede, e ruoto, 1, 2, 3, nell'altro senso 1 e 2 e 3, e lascio, piede sinistro nella mano destra, inspiro, apro ed espiro, morbido, morbido, ed inspiro, apro ed espiro, inspiro, apro ed espiro, inspiro, braccio sinistro sotto, lascio, ruoto, 1 e 2 e 3, e nell'altro senso 1, 2, 3, lascio giù e tiro su, 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 e lascio. Stessa gamba, ruota all'interno e spremo, 1, 2, 3, strizza bene le due ginocchia l'una accanto all'altra,
tac, etic, 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 e mi poggio sulla mano destra, lascio e apro, espiro, adduttore sinistro, forza, accanto al ginocchio e nell'esterno, sopra il quadricipite, alzo, polpaccio, polpaccio sinistro, vengo ad aprire bene i due gemelli del polpaccio e poi passo con le dita delle mani bene sotto le gambe e vengo a muovere tutte queste corde che sono dietro le gambe, come le corde di uno strumento, le vengo a riscaldare e a sciogliere fino giù nell'ischio e lascio. Ok, scendo giù, poggio le mani sui piedi e apro e faccio dei grandi giri lasciandomi guidare dai piedi e possiamo chiudere gli occhi e lasciare andare la parte superiore del corpo a seguito del movimento dei piedi e allungo e due e questo movimento ruota gli ischi, i femori dentro le anche, allungando dolcemente la parte posteriore delle gambe e in ripercussione lentamente ammorbidendo la schiena fino alle cervicali e poi nell'altro senso da giù, da fuori a dentro, da fuori a dentro e tacchi e tacchi e tacchi e tacchi e tacchi e tacchi e di nuovo nell'altro senso giù e vado un po' più lontano giù e su tacchi e in avanti di lato e in avanti di lato e nell'altro senso fuori dentro fuori dentro fuori dentro e poi da giù torno, mi poggio dietro ed espiro, rilasso. E benvenuti a tutti quanti, tiriamo il ginocchio destro, poggio piede e allungo, morbido, ginocchio tiro, poggio piede e allungo, mignolo destro, ginocchio tira, poggio piede e allungo, e cambio mignolo sinistro, poggio piede, allungo, alluce, mignolo sinistro, poggio piede, alluce che scende. E ora cambio senso, lato destro, alluce tira dall'interno, apre il ginocchio e scendo. Rotolo sul tallone, alluce, palmo del piede, apro e scendo. E cambio gamba, alluce sinistro, apro e scendo. Alluce sinistro, apro e scendo. E ora tiro i piedi in flex e allungo un piede e allungo l'altro e allungo un piede e allungo l'altro e acconsentisco l'avanzamento di una anca e poi dell'altra in alternanza. 2, 3, 1, 2, 3. Ora le dita ruotano e ruotano e ruotano e nell'altro senso up e 2 e 3 e poi apro e chiudo e apro chiudo e lascio. Ritiriamo un ginocchio in alto e lasciamo andare le ginocchia come sappiamo a destra e a sinistra in un senso e nell'altro, portando la mia attenzione prima sull'articolazione delle caviglie e dei malleoli, che sono queste ossicine che sono qua ai lati delle caviglie. E tic. Che bello. Questo era nel libro dove c'erano tutte le opere. Sì. Il libro sale sul tavolo. Vai. E delle opere d'arte, sta lì. Non questo, guarda! E poi rotolo sul sedere, quindi da un... Non questo! No!
Lo possiamo cercare dopo? No! Come si chiama questo libro? Guarda. E ruoto e poi alzo la mano sinistra. Vado di lato, la mano sinistra accanto al ginocchio destro e resto uno. E lo sguardo parte nella spalla destra 2. Era come questo. Ok. Hai capito? Ma se vedi questo ai alberi, io trovo questo. Intanto leggiati. Sì. E lascio la testa e ruoto nell'altro senso. Partono le ginocchia, parte il bacino, partono le spalle e si conclude con lo sguardo. E resto uno, due, tre, quattro. E lascio la testa, le spalle, le anche e chiudo i piedi e apro. Felice che tu abbia trovato il libro delle ecco, abbiamo trovato il libro del sole, perché oggi si può dire che inizia veramente la primavera e apriamo i piedi, lasciamo le gambe muoversi a farfallina. Amore, mi puoi fare un po' di spazio perché io devo allungare le gambe. Un po'. Guarda, c'è i colori del sole sui tuoi calzini. Così. Benissimo, apriamo la gamba destra, pieghiamo il ginocchio sinistro, mettiamo le mani accanto al ginocchio sinistro e poggiamo il piede destro e tiro fortemente e spingo e tiro. Ovviamente tutto ciò può essere graduale. Tiro e spingo. Il palmo del piede è per terra e lascio muoversi tutta la colonna ancora una volta in conseguenza del movimento della gamba. Fantastico. È proprio uguale. Tic, guarda, tutte le cose che faccio te le lascio qui. Ok, tic. Così tic, tu tic, guardi anche questo tic, libro, così tic, osservi più da vicino quella opera. Ok, grazie. Tic. Guardami se vuoi fare un'altra opera. D'accordo. Tic, tic. E ora la prossima volta tiro, alzo il piede, poggio e spingo. Tiro, alzo il piede, poggio e spingo. Tiro, alzo il piede, quindi uso questi addominali laterali, cioè questi muscoli laterali, e spingo. E l'ultima volta tiro, alzo, poggio e spingo. E mi vengo a sedere. Poggio direttamente la mano destra sul piede destro e apro e con la mano sinistra questa volta vado su e guardo su, aprendo bene il gomito, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, inspiro, ruoto e metto con la mano sinistra all'esterno del ginocchio destro e guardo di lato. Uno, due, tre. Espiro, torno e cambio gambe. Cambiamo la gamba, mettiamo la gamba sinistra, le mani accanto al ginocchio destro, palmo del piede per terra e tiro e spingo. E tiro e spingo. E tiro e spingo, tiro e spingo, tiro e spingo, non la potrò fare perché tiro, non c'è il bagno, e spingo, e no spingo. Ma non c'è il bidet, e vabbè, ma ora dobbiamo parlare di queste cose, tiro e spingo, tiro e spingo, e ora tiro, alzo, poggio e spingo, tiro, alzo, poggio e spingo, tiro, alzo, poggio e spingo. Ultimo, tiro, alzo, poggio e spingo. Poggio gli ischi per terra, mano sinistra, mano destra viene su, up, e resto, gomiti aperti, bella aperta, e resto uno, e due,
bel sorriso sulle labbra. E 4, ed inspiro, apro il braccio, braccio destro viene all'esterno del ginocchio sinistro, una piccola torsione del busto e guardo di profilo 1. E 2. E 3. E 4. E 5, lascio la testa, sciolgo e apro le due gambe. Le mani si puntano davanti, pieghiamo un po' con le ginocchia, shaky, 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 e apro, chiudo poco a poco i piedi, apro, chiudo poco a poco. Poi veniamo a mettere le mani sotto al bacino per creare una piccola sospensione del bacino, ma spingiamo i quadricipiti e le ginocchia per terra. Tutta la massa muscolare frontale delle gambe vuole spingere e pressare il pavimento. E approfittiamo di questo momento per sospendere il perineo, l'ombelico e cominciare a tirare dentro la respirazione Ujjayi, amplificando quindi la cassa toracica. Inspiro quindi, assorbo il perineo verso l'interno, assorbo l'ombelico alla colonna e allargo la cassa toracica e le dita dei piedi ed il sorriso. Espiro. E poi lascio le mani e sento come si è allungato qualcosa, ok? Da qui che sono fermo ancora una volta le gambe, quindi presso le gambe, e vengo un poco poco a camminare in avanti. Ok? E spingendo le gambe per terra, spingendo l'ombelico nella colonna, il perineo, sollevandolo, allungo lo sterno in avanti. Quindi mi raccomando, radicate bene gli ischi, che sono le ossicine che sono dietro al vostro sedere, per terra dietro, non le portate in avanti, ok? Vogliamo essere radicati nel pavimento e quello che vogliamo sollevare invece è lo sterno, la cassa toracica. Spingendo nelle ginocchia creiamo quindi un punto di ancrage, di radice per il corpo. Quindi quello che vola è quella parte superiore, quello che si struttura è la parte inferiore, ok? Quindi inspiro e quando avanzo ogni volta quindi creo una distanza tra l'ombelico e la parte superiore del corpo, che lei invece si allontana, le gambe invece si strutturano. Inspiro ed espiro. E la prossima volta inspirando posso tornare ed espiro. Questo è quello buono. E attaccali sopra. Quando hai finito tutto il libro, io dopo apro il libro e vedo tutte le tue opere dentro. Vanno a fare però con la colla dal lato giusto, perché sennò non si attacca bene. Ok? Ok, ora però devi spostarti perché sennò io non mi posso muovere. Ok, e chiudiamo le gambe, benissimo, e ci poggiamo dietro ed espiriamo. Ok, incrociamo un attimo le gambe, il tempo che anche gli spiriti più... Perfetto, e sospendiamo le spalle, 1, e portatelo 2, così lo finisci, 3. E 4 e 5 e nell'altro senso 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e le spalle su e lascio e su e lascio e su e lascio e la testa di lato, prendo con l'anulare l'arco sopraccigliare, con il medio la tempia e tiro bene, allungo la mano sinistra, inspiro e con la lingua ed inspiro, allunga la mano sinistra, inspiro, torno, cambio, arco, tempia, tutta la pelle del volto, inspiro, inspiro e lascio. E le mani accanto alle orecchie, mi tiro bene la pelle del volto,
come una maschera, come se mi mettessi un lifting in faccia e allungo le labbra come se volessi toccare uno specchio. E rilasso, quindi metto in tensione tutti i muscoli del volto, le mani tirano dietro e i muscoli portano in avanti la bocca. E rilasso, tengo 3-4 secondi, inspiro. E lascio. E piccola boccuccia. A. 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 Sciolgo la testa di lato, in avanti, di lato e riparto in avanti. E riparto di lato e di nuovo in avanti. E di nuovo in avanti. E da giù ed inspiro, spingo petto, guardo su e mantengo la nuca, ok? Senza schiacciare le vertebre, mantengo la nuca usando i muscoli del collo che si attivano ed espirando assorbo la glotta, assorbo il perineo, assorbo l'ombelico e guardo giù e automaticamente sento che le mie spalle sono aspirate dietro ed inspiro, vado su ed espiro, guardo giù, inspiro su ed espiro giù, inspiro su ed espiro giù e guardo avanti e ruoto la testa di lato e dall'altra parte e di lato e dall'altra parte e torno dritto e guardo solo su con gli occhi, su nel centro degli occhi e giù sul naso con un sorriso nel labbra, su tra gli occhi, giù sul naso, su e giù, e su, e giù, e su, e giù, e destra, sinistra, destra, sinistra, cerchio, destra, su, sinistra, giù, destra, su, e sinistra, giù, e sinistra, su, destra, giù, sorriso, sinistra, su, destra, giù, e chiudo gli occhi e strofino le mani, strofiniamo le mani, lascio le mani, un dito, due dita, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, strofino avanti e dietro le mani e sciolgo e poi strofino le braccia, la pelle, anche molto morbido le spalle, riprendo contatto dall'altra parte, ogni giorno è nuovo contatto. Dall'altra parte, dietro e sul seno, e queste, tutte queste carezzine non sapete quanto ci fanno del bene. E poi le mani si incrociano sull'addome e di lato i pollici lanciano fuori, lasciano, lasciano, lasciano le cosce e con le mani intorno alle ginocchia lascio i polsi muoversi intorno alle ginocchia a ruotare. E nell'altro senso, hop, e hop, e hop, e hop, e scendo sui polpacci e sui palmi dei piedi, inspiro e connetto il palmo delle mani con il palmo dei piedi e cerco questo momento in cui c'è veramente un passaggio di energia e una connessione profonda, tutto il mio corpo è contenuto tra le mie mani. Inspiro ed espiro. Inspiro, espiro, le mani scivolano pressando la gamba, vengono dietro i reni, davanti lo stomaco, davanti al cuore, davanti alla gola, intorno alle spalle, scivolano sui gomiti, palmo delle mani, sulla punta del medio ruoto, congiungo tutti i polpastrelli delle mani. Poi aderiscono le dita, i palmi, e scendendo le mani davanti al cuore, sospendo il mio zainetto, le spalle, sospendo il perineo e l'ombelico e porto la mia posizione, non mi appoggio, ma la sostengo, ok? Come se accendessi una candela.
e accendo la candela e metto un bel sorriso, una bella intenzione di inspiro e prendo questo momento in cui offro la mia postura alla vita per dedicare questa sessione a qualcosa e a qualcuno. Ed incrociamo le mani, lasciamo sciogliersi i gomiti l'uno verso l'altro e muoviamo i polsi con molta delicatezza, cercando di aprire l'articolazione come quando ci laviamo le mani, piuttosto che forzarla, scioglierla, ok? Metterla in confidence, in fiducia. Ed espiro, vengo giù con le mani, stendo le braccia, indietreggio le spalle e indietreggiando le spalle voglio assorbire l'ombelico alla colonna e stendo bene le braccia, stendo, stendo, stendo. Ed espiro, lascio le mani. Ed inspiro, incrocio, stendo, stendo, stendo. E avvicino le mani, lascio gli avambracci. E di nuovo incrocio e apro. E qui articolo quindi avambracci, gomiti. Giro, tac. Giro, tac. Di nuovo, tic, tac. Tic, tac. Le mani sulle spalle, questi gomiti volano su uno. Assorbo perineo ombelico 2 e 3 e 4 e da su con lo zainetto 1, solo lo zainetto 2 e 3 e 4 e da giù vado su, inspiro, allargo le braccia, lontane, lontane, ingaggio bene i muscoli qua sotto e sono ruoto i palmi delle mani e chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro e chiudo e ruoto 1, 2, apri il petto, 3, 4, nell'altro senso 1, 2, 3, lascio, prendo i gomiti, inspiro, vengo su, giungiamo le due ginocchia, allunghiamo i piedi ed espiro, apro le gambe. Inspiro ed inclino i gomiti verso il ginocchio sinistro, spingendo bene nel ginocchio destro per terra. Ed inspiro ed inclino a destra. Ed inspiro, ruoto la testa ed inclino a sinistra. E inspiro, ruoto la testa a sinistra e inclino a destra. Ancora inspiro ed inclino, strutturate le gambe, inspiro ed inclino, le gambe sono forti, 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 inspiro ed espiro, lascio, incrociamo le braccia dietro, vengo a strizzare, strizzare i tricipiti dietro e chiudo le gambe e stendo bene le gambe per terra, inguaggio i quadricipiti, ok? E lascio. Dandasana, mettiamo le mani accanto al bacino e stendiamo, stendiamo fortemente le mani. Se qualcuno di voi si dice, ah, ma io ho le braccia corte, se vi mettete dei libri, ok, un libro di qua, un libro di qua, e spingete sui libri. Se ci avete proprio le braccia da mignon, potete prendere delle bricchette, ma sono troppo alte, e spingo. L'importante è che ho abbastanza superficie per poter spingere e ingaggiare i muscoli della schiena e al contempo assorbire perineo e ombelico e strutturare le gambe e i piedi attivi. 2, 3, il mento viene aspirato verso lo sterno invece esalta la collana meravigliosa che avete davanti con questo diadema meraviglioso che è il vostro cuore o sole. Espiro ed inspiro, prossimo espiro, pieghiamo un po' le ginocchia, sentiamo che il bacino viene in anteversione in avanti, quindi il pube è come se scivolasse dentro le cosce e camminando con le mani avanziamo in Paschimottanasana con le mani accanto ai piedi.
Ricordiamoci sempre che quello che vogliamo venire ad allungare è la parte frontale del corpo e piano piano anche la parte posteriore delle gambe si allunga. Ed inspiro, ecco un altro sole. Wow, che bello questo, dai, mettilo al posto suo. Ed espiro, ma sai com'è bello dopo? Abbiamo tutti i soli fatti da te. Inspiro ed espiro. Inspiro, no Uma, non ti permettere, ok? Inspiro ed espiro. E la prossima volta assorbiamo perineo ombelico, guardo su tra gli occhi, con un sorriso sulle labbra, apro bene le spalle ed espiro. Inspiro, torno, incrociamo i piedi, sollevo, guardo sotto al bacino e ripoggio giù e allungo. E ora con le gambe tese, inspiro, vengo con indice e medio a prendere la luce dei piedi, inspiro ed espiro, allungo. E resto uno. Quindi perineo, ombelico va verso la colonna, allora la cassa toracica si può staccare e amplificare quindi la larghezza dei polmoni. Ed espiro. E restiamo lì tre respirazioni. Inspiro con Ujjayi, le spalle sono tirate dietro, due, tre, inspiro, stendo i gomiti, guardo su tra gli occhi e nell'espiro prendo i piedi all'esterno o dal davanti o di lato, come vi trovate meglio, stendete bene le ginocchia. Fortificate le gambe, ora con la gamba stesa inspiro, allungo, anche se vado poco poco lontano, voglio tutto il tempo ingaggiare il quadricipite e lo sguardo è sulla luce dei piedi, due, e quindi i piedi spingendo in avanti e le mani tirando indietro creano questo contrasto che ci permette di allungare l'addome, all'avanzare con la cassa toracica. Inspiro ed espiro. Inspiro, stendo i gomiti, guardo su tra gli occhi ed espiro, indietreggio le mani a 30 cm dietro di me, ok? Pieghiamo le ginocchia e alziamo il bacino oppure con le gambe tese, portiamo la mezza punta per terra. Schiacciamo bene i piedi, allunghiamo tutto il corpo, rilassiamo la testa e guardiamo il naso e restiamo uno e due e tre. Ultimo inspiro ed espiro, scendo, accompagno il bacino in mezzo alle gambe ed incrocio le gambe, le mani accanto al bacino. Ecco lì che possiamo avere le nostre bricchette per spingere, sollevare e allungare le gambe. Gamba destra, morbida, morbida, ricordiamoci il ginocchio morbido, morbido. Mettiamo il piede destro all'interno del gomito sinistro. Se non ce la facciamo anche nella mano va bene, con la mano destra prendiamo il ginocchio. Quello che vi chiedo però è di tenere questo piede in flex, di non lasciarlo, sennò mi vengo estremamente a tirare la caviglia, ok? Il piede flex, se lo metto nel gomito, quello che è comodo è che il piede può spingere, proprio come se spingesse su un muro immaginario, il gomito si incrocia, allora, le mani davanti e quindi ho il mio ginocchio bello forte, strutturato il piede, il ginocchio è protetto e il resto e si allunga tutto il gluteo. Posso poi muovere un poco in esterno e dentro, esatto, e creare quindi questa articolazione del bacino che si apre e si chiude e si apre e si chiude e si apre, e quando chiudo questa volta vedo che il piede va verso la spalla sinistra, quindi continuo, lo poggio come se lo poggiassi al di là, col braccio destro faccio il giro da dietro e me lo vengo a prendere, ok?
ok? Quindi il bacino si è un po' chiuso, ok? E ora ho la mano nel piede destro, la mezza punta del piede destro deve essere ingaggiata, altrimenti perdo la presa. Se non ce la faccio, domani vi procurate un calzino, una fascia, potete passare la fascia intorno al piede destro e mantenere, ok? Oppure adesso possiamo prendere il pantalone, ma la fascia non sarebbe una cattiva idea. Ok, quindi ora inspiriamo con il braccio sinistro su e all'espiro portiamo la mano all'esterno del piede sinistro ed inspirando ed espirando rilassiamo piano piano la spalla destra verso il ginocchio destro. Inspiro, non andate troppo lontano, restate un passo indietro, così il corpo si apre tranquillamente. Inspiro, il drishti è sull'alluce sinistro ed inspiro, il drishti passa su tra gli occhi con un bel sorriso ed espiro, lascio slowly slowly, porto il mio piede, ringrazio il mio ginocchio ed espiro. Ok, cambiamo gamba, gamba destra è bella tesa, bella ingaggiata, piede sinistro, un bel flex nel piede, gomito, spingo il piede, soprattutto il bordo interno del piede per alzare la colonna senza forzare troppo e lavoro piano piano l'allungamento del gluteo. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Forza perineo ombelico. Espiro, ora apro e chiudo. E apro e chiudo e li libero. Apro e chiudo. E apro e chiudo, porto il tallone vicino all'inguine destro, quindi non perdo la chiusura del mio bacino, apro il braccio sinistro, vengo da dietro e mi prendo il piede. È fantastico, è proprio uguale. Mezza punta, braccio destro, vengo all'esterno del piede e resto uno. E due e tre. Non mi perdere gli anelli, ok? E quattro. Rilassiamo la spalla sinistra, come se ci volessimo contenere verso l'interno, ok? È tutta un'idea proprio anche di riunire e da un centro emergere nel cuore. Inspiro, guardo su tra gli occhi ed espiro e torno slowly slowly, sciolgo, allungo, chiudo, mi contengo, prendo i miei libri, stringo forte le ginocchia, salgo e allungo. Ginocchio destro ruoto. Allora adesso prendo un cuscino, lo piego un po', mi siedo con il sedere, con il gluteo sinistro tipo, un poco su una superficie, ok? Che mi rialza quel tantino che non mi fa cadere di lato, se ne ho bisogno ovviamente. Mentre invece la pacca destra, lei scende tranquillamente. Un piccolo rialzino non è male. Inspiro, ora ancora qui, ancora una volta. La mia camicetta non aiuta. Voglio ingaggiare l'ombelico alla colonna, quindi voglio spezzare qui, ma invece di chiudermi, voglio alzare la cassa toracica, quindi a partire dall'ombelico c'è qualcosa che si esprime sul davanti. Inspiro, in ogni espiro l'ombelico tirando verso il pavimento ammorbidisce le anche e fa scendere il bacino nel pavimento, quindi sono due forze
opposte che con la respirazione hanno luogo e agiscono sul corpo piano piano. Il bacino scende e lo sterno sale. Inspiro, l'inspiro porta lo sterno a salire, mentre l'ombelico sta spingendo verso la schiena, portando dunque il bacino a scendere. Ok? Ed inspiro, guardo su tra gli occhi e con un sorriso sulle labbra espiro e torno e sciolgo e posso spostare il mio cuscino dall'altra parte. Ok. Inspiro ed espiro. Lavoro con le mani accanto ai piedi, perché piano piano che si allunga questa sensazione nel corpo, poi riusciremo ad andare più facilmente con le mani al di là del piede. Inspiro e il drishti è sull'alluce destro, la gamba destra è ben ingaggiata. Concentratevi soprattutto in queste posture sedute su questa questione del perineo ombelico esterno, ok? C'è proprio qualcosa da capire a questo livello qui. Due vettori che vanno in direzioni opposte. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi con un bel sorriso mongoloide, espiro, joker, e lascio, e sciolgo, e tolgo il mio cuscino, ammorbidiamo un poco le ginocchia, ok, prendo le mie bricchette di lato, prendeteli questi libri, tanto a volte stanno nelle librerie, sono tanti, non li leggeremo mai, li prendete accanto a voi, tiro su e lascio, ok, apro, chiudo un po', ok, lascio. Janushi Shasana A, piego il piede destro bello dritto, non così, ma dritto dritto, quindi come se stesse così, lo giro così, piede a martello e la mezza punta non è abbandonata ma è ingaggiata, ok, di modo che il mio ginocchio, vedete, invece di stare così schiaccicato per terra è sostenuto, quindi vuol dire che questa è la mia apertura, al punto che ci potrei mettere un piccolo supportino sotto per non forzarlo, ok? Per riposare nelle anche. Ora inspiro, sollevo quindi la mia cassa toracica e la direziono verso la tibia sinistra, ma devo ingaggiare la gamba sinistra, ok? Le gambe devono essere forti. Inspiro ed espiro. Inspiro, guardo su ed espiro, guardo l'alluce e resto. Uno. Ascoltate il vostro respiro come un'onda, come se stessimo tutti quanti davanti al mare. Immaginate di disegnarlo questo mare, ogni onda che arriva dategli un suono, come un'animazione. Quest'onda scava il vostro addome e porta i frutti in avanti. Ingaggiate il quadricipite nella radice, fino giù nell'ischio sinistro. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi, con un sorriso espiro, ombelico tiro dietro ed espiro, vengo avanti. Cambio piede sinistro, inspiro, spingo gli ischi per terra, spingo la coscia, proteggo il mio ginocchio se necessario ed espiro, vengo avanti e lavoro le onde. Inspiro ed espiro, sempre con un bel sorriso sulle labbra. Inspiro, scavo, basso ventre e porto l'aria nel petto ed espiro, svuoto. Il mento viene verso lo sterno per sentire che questa lunghezza si protrae anche dietro la mia testa come una corona. Inspiro ed espiro. Lo sterno in direzione della tibia destra. Inspiro. Spiriti irrequieti oggi, si prepara questa luna piena
ed inspiro dal basso ventre un bellico sterno, guardo su tra gli occhi e con un sorriso espiro ed inspiro, torno ed espiro a lungo. Che è successo? Grave? E ponendo la mia bricchetta di lato e sospendo. Hai provato a prendere i biscotti e sei caduta. Che è successo? Che cos'è? Ah, ti sei messo il rossetto. Sei bellissima. Ok. Basta, ora. Metta. Janushir Shasana B. Ok, metto il piede così, dritto, quindi non così orizzontale ma verticale, è un po' scomodo. Poi mi salgo e mi poggio con il perineo, quindi sul tallone, fa un po' male, ok? Proprio viene a otturare il tallone, viene proprio là sotto, diciamo, sia per gli uomini che per le donne. Ed è quindi una torsione, sentite com'è difficile adesso orientare lo sterno verso la tibia sinistra. Poco male, inspiro, domani prendete tutti i provvedimenti del caso, cioè se avete bisogno di una copertina sotto il piede perché vi fa male la caviglia, inspiro ed espiro. Inspiro, certo difficile qui da rilassarsi. Però almeno sentiamo il perineo e come dobbiamo contenere questo perineo piuttosto che spingerlo sul tallone. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi, espiro e sciolgo, torno indietro, aia la caviglia, sì lo so, è un po' di tempo che non lo facevamo e allungo. Però tutta questa mobilità delle caviglie nel tempo ripaga veramente. Piegamo la gamba sinistra, attenzione al vostro ginocchio, allungo in avanti, quindi le anche prendono una posizione un po' diversa, vanno un po' in diagonale, mentre lo sterno vuole sempre orientarsi verso la gamba destra. Ed inspiro, perineo ombelico, ed espiro. Inspiro, non abbiate fretta. Cerchiamo di capire piuttosto dove orientare, diamo al corpo l'informazione, come quando prendiamo la macchina e andiamo in una città che non conosciamo e prima di andare ci guardiamo la piantina di quella macchina, le cose che si possono fare in quella città, la piantina della città, come se lanciassimo già la nostra intenzione. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi, espiro e porto le mani dietro e sciolgo e lascio. Ok, prendiamo le bricchette, incrocio, hop, e allungo. Janushir Shasana C, prendo il piede, metto la mano dentro, passo con la mano così, ora prendo con la mano il piede da sopra come un serpente e poggio le dita. Oggi sono arrivati colori nuovi. No amore, però se fai questo no, eh. No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo, vattene a lavare. Dai. Poggiamo le dita dei piedi, ok? E alziamo il tallone in direzione dello schermo. Qua sotto al ginocchio, che non si poggia nel mio caso, ma non nel vostro per forza, io metto una bricchetta per non lasciare questo ginocchio sospeso nell'aria. Ci mettiamo una bricchetta o un qualcosa, inspiro e nell'espiro vengo avanti. Quindi ho le dita dei piedi che abbiamo lavorato per tanto tempo, belle aperte in rotazione e il tallone come se volesse venire verso l'addome, ok? Verticalmente. Ed inspiro. Non vi stupite se questa posizione nel mignolo del piede vi fa un male cane, ed è vero, è una posizione molto lenta. Muamem, anche io sto ancora lì, ma tanto non abbiamo fretta, non c'è bisogno di correre, le dita sono tante. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi, ed espiro, e torno.
sciolgo piano piano, allungo piano piano, sciolgo un po' il ginocchio. Cambiamo, quindi piego il ginocchio sinistro, metto la mano sinistra, la mano destra nel piede sinistro, entro con il braccio destro, ruoto e con la mano sinistra, come se mi volessi aprire, avventaglio il piede, lo metto il più sotto possibile. Qualcuno potrebbe sentire giovamento nel mettere una bricchetta sotto al sedere, ok? E quindi avere una sorta di mezza punta così, ok? Per non forzare troppo. Nancy saprà benissimo come sistemarsi. E mettiamo il ginocchio poggiato sempre su qualcosa e vengo davanti. Questa cosa aiuta veramente tanto. E io in questo momento me la faccio a sinistra perché la rotazione del mio ginocchio sinistro ha veramente molta difficoltà, per cui perché no? E qua è la stessa cosa, ok? L'asana è sistemato, ora è tutta una questione di come respiro dentro questo nodo, questo groviglio, ok? Quindi perineo, ombelico, è come libero, quindi di fronte a questo ostacolo o a questo dolore, anche a volte, un sentimento di leggerezza e quindi invece di pesare sul corpo mi allontano, mi alzo e lo sciolgo, ok? Faccio fluire l'acqua. Espiro. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi ed espiro con un bel sorriso e sciolgo piano piano, sciolgo il piede, sciolgo le ginocchia, lascio, mi poggio e sospendo e allontano. E a questo punto mi viene voglia di ruotare un po' le ginocchia da una parte e dall'altra per sciogliere un po', cambiare un po' la dinamica e venire, camminare e venire a quattro zampe, ok? A quattro zampe. Apriamo un po' le mani di lato, le mani un po' dietro, le mani un po' verso l'interno e un po' davanti e ci poggiamo su un gomito e sull'altro e lasciamo pendere la testa giù e guardo l'ombelico spingendo la colonna su ed inspiro, apro il petto, guardo su tra gli occhi con un bel sorriso, spingo nei gomiti, spingo il petto dentro le scapole e poi rilasso nelle scapole come se il petto volesse venire a baciare il pavimento e poi respingersi e allontanarsi e faccio sciogliere quindi scivolare le scapole sulla cassa toracica e spingo giù e assorbo su come solo se il seno scendesse verso il pavimento e si ritirasse nelle scapole. E la prossima volta inspiro, poggiamo il bacino sui talloni, una mano sull'altra, la fronte sulle mani e restiamo lì, uno, ed espiro. Avambracci così, mettiamoci a quattro zampe e da qui che siamo, perché abbiamo stimolato molto le ginocchia, ruotiamo con il bacino e la parte superiore del corpo portando il peso del corpo sulle mani e dietro verso le ginocchia, ma in modo molto fluido, giusto per ammorbidire le ginocchia e nell'altro senso, ok? Quindi questo passaggio del corpo le scarica e poi le ricarica e tic ed inspiro, guardo su e all'espiro metto una bella mezza punta dietro e cammino sulle mie mezze punte per di nuovo intensificare questa apertura del palmo. Vedi? Mi vado proprio a dire perché
piedi e veniamoci a sedere sui piedi. Vieni, vai. Vai, scompari. Ok, ritorniamo a quattro zampe, allunghiamo la gamba sinistra, adesso il mignolo sinistro bello lontano e avanziamo il ginocchio, tocchiamo la testa al ginocchio e allontano e avanzo il ginocchio, tocco la testa al ginocchio e allontano, mignolo per terra e avanzo e allontano e poggio e gamba sinistra, mignolo per terra, stendi bene la coscia. Ginocchio, poggio il piede e spingi la testa. Allontano, poggio il piede e spingo la testa. E allontano, poggio il piede l'ultima volta e spingo la testa. E allontano e poggio. Ed inspiro, guardo su, espiro. Allontano gli ischi, ok, laggiù. Assorbo l'ombelico, assorbo lo sterno. Lo porto in avanti, resto sulla punta delle mani, così che qua sotto, sotto la pancia, mantengo le costole belle lunghe, 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 poggio la fronte e dopo rilasso i polsi e i gomiti e resto uno. E sprofondo nel terzo occhio, con un bel sorriso sulle labbra e le labbra chiuse, Ujjayi. Ed espiro, inspiro ed espiro. Spingiamo il bacino verso la testa, torniamo a quattro zampe, una bella mezza punta e vengo in un piccolo cane testa in giù, semplicemente con le ginocchia piegate, lasciamo scendere dolcemente i talloni verso il pavimento. Apriamo un po' i talloni verso l'esterno, ok? Come nello sci. Tranquillamente gli alluci si spingono il pavimento e poi guardiamo tra le mani, spingiamo indice e medio belli dritti davanti a noi e spingendo nel tallone delle mani apriamo le spalle, poi riposizioniamo la testa con lo sguardo in direzione dell'ombelico e rilassiamo la testa. E qui imitiamo una piccola camminata piegando i piedi in alternanza con un tallone, l'altro, uno e due, tac, tac, la prossima volta i due talloni vanno giù, si alzano entrambi, la curva nella schiena, poggio le ginocchia, inspiro, guardo avanti liberando lo sterno e all'espiro tiro il bacino dietro. Le mani si spostano accanto alle ginocchia, srotolo, mani sulle anche, apriamo i piedi, inspiro ed espiro, guardo il naso, inspiro, guardo avanti, espiro, mi siedo, inspiro, vengo a quattro zampe, guardo su mezza punta, vengo cane, testa in giù, tornano le ginocchia per terra, guardo avanti, inspiro, all'espiro la testa spinge il bacino, poggio i gomiti, lascio le mani spingere per terra il rotolo, mani sulle anche, apro i piedi ed espiro, guardo il naso. Ed inspiro, vengo a sedermi, spingo il bacino verso la testa, vengo a quattro zampe e poi vengo cane testa in giù. Ok, adesso camminiamo con le mani verso i piedi e tranquillamente ruotiamo le mani verso il piede sinistro, rilasso la testa, poi verso il piede destro e rilasso la testa. Poi vengo nel centro, mi vengo a sedere su una sedia immaginaria e di nuovo le mani vengono giù e si allontanano, cercando di lasciare questa volta la sensazione delle mie cosce lontane dalle mani che si allontanano, come delle pantere. Poi di nuovo poggio il ginocchio, inspiro ed espirando incrocio i piedi. Ok, incrocio i piedi e passo a sedermi con le gambe davanti. Chi non ce la fa passa di lato, ok? Pieghiamo il ginocchio destro, Marichasana A, appoggiamoci sulla mano sinistra. Qua in mezzo tra il piede destro e la coscia sinistra c'è lo spazio di una mano, ok? Entro da dentro, ok, con le due mani e prendo con la mano destra il piede sinistro e questo ginocchio destro invece di lasciarlo sgrenzolare
lo spingo verso la spalla, quindi qui sotto mi recupero, ok? Mi stringo, divento piccola piccola come se dovessi entrare in un tunnel. Anche qui tutti i muscoli si stringono, un po' come quando facevamo pattinaggio artistico, che dovevamo fare quella posizione, di questa posizione qua, di tenersi, no? Il cofanetto, tipo una cosa così. Ok, quindi entro dentro, la mano destra passa al lato del ginocchio destro e di qua passo dietro e mi prendo la mano. Uma, per favore, sto facendo lezione. Uma, sto facendo lezione. Sto facendo lezione. Ok, quindi visto da dietro, solo così mi prendo la mano dietro, ok? E chiudo, mi chiudo dentro, ok? Costringo tutto il mio addome a chiudersi, ad asciugarsi verso l'interno. Inspirando, assorbo l'ombelico e il perineo e avanzo lo sterno in direzione dell'alluce sinistro. Avanza un po' la spalla sinistra. Prossima volta inspiro, guardo su tra gli occhi ed espiro lì. Ora sciolgo la postura, ma resto attaccate alla tibia, ok? Attaccate il tricipite alla tibia, spingo e alzo tutto. Uno, e poggio, e lascio. Chiudo dall'altra parte, mano in mezzo al piede. Prima allontano la mano sinistra, per dare proprio la sensazione alla mia schiena, alla mia scapola sinistra, di venire davanti, di passare davanti, come un serpente, di andare intorno alla tibia sinistra, col braccio sinistro, e il braccio destro, viaggiando da dietro, si aggancia alla mano sinistra. E avanzo la spalla destra, uno. Anche qui la tentazione è forte di andare con la testa verso il ginocchio. Io voglio spingere le cosce giù nel pavimento per alzare lo sterno ed emergere dalla postura. Piuttosto che l'asana chiudermi, infatti mi sono espressa male nel dirvi chiudetevi, ma quello che volevo dire era soltanto che tutti i muscoli si devono, come dire, condensare e fare emergere qualcosa, ok? Quindi l'asana non mi vuole chiudere, non mi voglio deprimere dentro, ma voglio emergere spingendo nelle radici delle gambe per terra. Espiro. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi. Espiro lì. Ora mantenete questa spinta del braccio vicino alla tibia. Spostate le mani, la mano sinistra accanto al piede. Spingete proprio come se stesse spingendo qualcuno e solleviamoci e poggiamoci. E lascio. Marichasana B. Pieghiamo il ginocchio sinistro. Piegato. Pieghiamo il ginocchio destro davanti al piede sinistro e ci poggiamo sul braccio sinistro. Questo ginocchio destro vuole essere bello perpendicolare, ok? Ora con la mano destra facciamo un grande cerchio davanti a noi, grande, grande, lo disegniamo, grande, grande, e andiamo fino a dietro, fino a prenderci la maglietta. Con la mano sinistra facciamo un cerchio la parte di dietro e ci veniamo a prendere le mani dietro la schiena. Anche qui vogliamo avanzare lo sterno e la spalla sinistra e scendere. Uno. Due. Tre. Inspiro. Cuore esterno, occhi su, un sorriso. Clic. Ed espiro, sciolgo, cambio, piede destro si piega, piede sinistro verticale, ginocchio, braccio destro, grande cerchio davanti, braccio sinistro dal davanti, grande cerchio dietro, inspiro, Marichasana B, lato sinistro, ed espiro, allungo, uno. Voglio essere piccola piccola, come se giocassi a nascondino e non mi devono vedere. Due.
3, ed inspiro, guardo su tra gli occhi, ed espiro, sciolgo piano piano. Poi prendo una bricchetta, almeno io la prendo. Mi siedo su una bricchetta per Marichasana C. Allungo la gamba sinistra e piego la gamba destra. La bricchetta mi aiuta semplicemente nella torsione, io non sono una gran campionessa di torsioni. Ok, braccio destro viene al lato destro e il braccio sinistro, gomito sinistro, viene all'esterno del ginocchio destro. Ok, ora però quello che voglio fare, voglio prima di tutto innalzare il petto come se volessi portare il seno e i due seni al di là della coscia destra, è come se mi volessi affacciare al di là della coscia destra. Poi porto il gomito e posso restare anche lì, anzi restiamo lì, spingendo l'anca destra nel pavimento. Voglio innalzare il seno e subito dovrebbe venire un piccolo ruttino da fare. Inspiro. Opere d'arte, ti puoi mettere qua per te a riguardare, sono molto belle. Siamo andati insieme in questo museo che ti guarda. Sono tutte opere d'arte, puoi trovare quella che ti piace di più. Allungo la gamba destra, alzo il petto e alzo il petto e il seno destro vuole andare quasi a sfiorare la coscia e poi lo affacciamo con i due seni all'esterno della coscia sinistra. Gomito sinistro spinge il ginocchio, gomito destro spinge il ginocchio sinistro spinge, in questa spinta di due forze il petto vuole emergere. Non pensiamo troppo a girare quanto a salire in allungamento, per questo la bricca sotto al sedere mi può aiutare. E resto un passo dietro il limite del mio corpo. Anche qui l'idea è di contenersi. Inspiro, sì, queste sono le carte della nonna, però dai, vai, ora, vattene, dai, gioca con quelle altre, ti ho dato il permesso di giocare con quelle altre. Inspiro e respiro, guardo avanti e sciolgo piano piano. Ok, e lascio. Marichasana D, lo saltiamo, salgo e mi allungo. Navasana, il vostro preferito, lo prepariamo un attimo facendo la bacchetta e vado dietro e vengo avanti 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 e da dietro 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 vengo avanti. E ora torniamo belli seduti, ok, e facciamo questi cinque lavori. Ci mettiamo con le mani dietro le ginocchia, la schiena è bella dritta, così, bella dritta, e mi siedo come se guardassi un film, ok? Posso mantenermi sotto le ginocchia, ma quello che voglio è contenere il basso ventre mentre apro le spalle ed inspiro ed espiro. Allungate un po' la schiena, inspiro ed espiro. Ora avvicino tutto, prendo le mie bricchette, salgo e mi riporgio e alzo i piedini e alzo le braccia accanto ai piedini. Se voglio potete mettere le mani dietro le ginocchia, schiena dritta,
questa camicetta non mi rende giustizia. Inspiro ed espiro con due dita dietro le ginocchia, mezza punta sui piedi. Inspiro ed espiro. 3. Inspiro ed espiro. Alla fine della settimana sono 5. 5 respirazioni, incrocio, salgo e poggio. Navasana. Il terzo lo facciamo con le gambe lunghe o i piedi in flex o in mezza punta. E qua anche due ditina. 1. Forza, stendetevi un po'. 2. E 3. Incrocio. Piccola, piccola mi faccio senza appoggiare i piedi per terra. Mani sulla mia bricchetta, spingo, mi sollevo e di nuovo 1, 2, Ujjayi, 3, incrocio, sollevo, ultimo 1, 2, 3, incrocio, sollevo e lascio. Ok, siete stati bravissimi. Incrociamo le gambe. Veniamo davanti, facciamo 3 piccole flessioni, 1 e 2 e 3, poggiamo il bacino sui talloni, i gomiti e rilassiamo la fronte. Ed inspiro ed espiro. Ed inspiro ed espiro. Apriamo solo gli avambracci, veniamo sui gomiti, poggiamo il pube per terra, wow, e liberiamo, ok? Liberiamo l'addome e liberiamo piano piano. Piazzatevi come ogni volta comodamente, rilassate piano piano lo stomaco per terra, aprite un poco i piedi, ok? E allungate le dita dei piedi, le mani belle attive, le spalle non sono davanti ma spingono dietro, in maniera delicata, sentite i mignoli per terra laggiù, anche se sono il collo del piede lungo, ma come se le dita dei piedi si volessero allungare. Lasciamo il mento scendere un po', ma senza cadere la testa, un po' come delle sfingi. Chiudiamo gli occhi e allarghiamo un bel sorriso sulle labbra, morbide, come se ci prendessimo il sole, come se stessimo ascoltando il rumore del mare. Respiriamo Ujjayi, dando il tempo al nostro corpo di respirare in questa curva, di respirare nell'allungamento dell'intestino, dello stomaco, proprio in quel punto in cui il cuore si distacca dalla radice e diventa albero. Ed è da quel punto che si distaccano quindi le gambe, come quegli animali mitologici che dalle gambe cambiano forma e hanno forme diverse, due parti del corpo diverse. Quindi concentriamoci in questo punto nevralgico del nostro corpo, dalla parte inferiore del corpo, le gambe, il core, l'addome, l'ombelico, gli organi genitali e poi lo stomaco. Ti tengo un goppo stomaco, ma fa male lo stomaco. Ho bruciori di stomaco, insomma sono tutte quel punto lì, sappiamo bene che è un po' un punto nevralgico, poverino, della clessidra, un punto di passaggio. Dedichiamoci un attimo a quel punto e a quello subito dopo che viene, perché di solito quello che intasa lo stomaco è più quello che viene da su, che scende giù, che quello che da giù sale su, l'80% delle volte. Quindi veniamo a coltivare un attimo questo, tutto quello che sta su nel cuore, su nelle emozioni, su nei polmoni, su nelle parole non dette, nella gola,
su nel terzo occhio, in quello che non vogliamo vedere. E respiriamo quindi in questo punto in cui il nostro corpo si incrocia ad un altro, ad un'altra forza. E nella prossima volta espiriamo, apriamo i gomiti, sciogliamoci come se ci stessimo schiaccicando per terra, appoggiamo la guancia sinistra e con un H abbandoniamo le spalle, completamente schiaccicati per terra. Ok, quest'oggi non vi voglio lasciare così schiaccicati per terra, anche se è proprio bello abbracciare il suolo, a potersi abbandonare per un attimo. Quindi fino a che lo sentite, restate pure lì. Chi non lo sente più, possiamo alzare, allungare le braccia davanti, spingere con la mano destra accanto alla spalla destra e rotolare a pancia in su, ok? E lasciare i piedi da una parte e dall'altra. Ok? Il palmo delle mani verso il cielo e il palmo dei piedi. E abbandoniamo completamente le dita dei nostri piedi. Poi abbandoniamo le ginocchia e sentiamo questo bacino come è pesante, il sacro come si è delineato improvvisamente, come sono forti le nostre gambe. Abbandoniamo tutta questa zona, la zona che abbiamo lavorato, la parte inferiore del corpo che abbiamo strutturato. Sciogliamola come un ghiacciolo al sole. Immaginiamoci che siamo distesi sulla sabbia e che la sabbia calda stia assorbendo tutta la tensione delle gambe, i reumatismi, le cose dietro al sacro, nelle anche, e che le gambe pian piano si sciogliessero completamente al sole. E poi rilassiamo completamente gli organi nell'addome, quindi tutte le viscere, tutto l'intestino ascendente, poi quello discendente, il fegato, la vescicola biliare, lo stomaco, la milza. Rilassiamo completamente tutta la parte dell'addome, come se cadesse giù dietro verso la schiena e sprofondasse anche lei, abbandonando la frontalità. E poi i polmoni che si allentano, che non hanno più bisogno di incamerare aria e quindi sono come dei calzini che si possono tranquillamente mettere a riposo, le fibre a riposo. E il cuore nel centro può ritornare a concentrarsi su se stesso per un attimo, a valutare le forze dell'alto e del basso, a gettare via ciò che non serve, a trovare uno spazio altro e un'altra dolcezza. E poi le braccia, i gomiti, i polsi, il dorso delle mani, ogni dito delle mani che diventa pesante e su ogni unghia delle mani che un fiore sbocci per questa primavera. Gli occhi cadono nelle orbite, il cervello si restringe proprio come una pietra pomice, galleggia nel liquido e il cuore si allarga e la pelle del volto scivola perché ormai la forza di gravità la tira verso le orecchie e il cerchio intorno alle labbra, intorno agli occhi è dalla gravità tirato verso il pavimento e il cuoio capelluto si distende. Lo spazio tra gli occhi si dilata e dentro i nostri occhi, dietro i nostri occhi si accende una luce altra che
fende lo spazio tra le sopracciglia ed emerge come una fontana che si fa sempre più alta e cade zampilla abbracciando tutto il nostro corpo, va sempre più su. Va sempre più su questa fontana che zampilla e cade l'acqua fino ai nostri piedi, abbracciando tutto il nostro corpo, ed il nostro corpo diventa questa fontana che zampilla di energia. Come quelle fontanelle a circuito chiuso. L'acqua cade, riemerge. Riemerge, riaffiora nel corpo attraverso i chakra e zampilla da ogni punto energetico come un arcobaleno di colori. Ed il nostro corpo fisico si riposa in quest'acqua colorata che cade e si scioglie e diventa colore. Ed ora, come se stessimo galleggiando su questo mare colorato, riveniamo a prendere contatto con la materia con la quale ci manifestiamo a questa esistenza, il corpo, e torniamo in superficie, galleggiamo sulla punta dei piedi e delle mani, riaffioriamo sulla pelle, sulle labbra e rotoliamo tranquillamente sul lato destro. E quando siamo arrivati sul lato destro, con la mano sinistra fate qualche piccolo cerchietto per terra, come se stesse pulendo la vostra cucina, o in un senso e nell'altro. E lasciate che il rumore di questa mano vi richiami in superficie, e poi la portiamo e spingiamo con la mano destra e la mano sinistra. E veniamo a incrociare le gambe e lasciamo le mani davanti, gli occhi cadere un attimo dentro, visualizziamo quello stomaco, centro di clessidra, e visualizziamo questa grande apertura della volta celeste che entra come un imbuto e libera il nostro stomaco e si inoltra nel nostro bacino fino alla punta dei piedi. Immaginiamoci così, come due piramidi che si congiungono in un punto, cuore stomaco. Inspiro. Guarda, così tante. Sono bellissime. E respiro. Focalizziamo un attimo gli occhi su quel diamante che abbiamo scoperto essere dentro la nostra mente, dietro i nostri occhi. E poi, come se lo volessimo spingere, pulsare verso il davanti, lasciamolo emergere davanti agli occhi come un pensiero lungimirante, e poi apriamo gli occhi senza che il nostro sguardo sia uno sguardo fermo, indicatore, ma che sia uno sguardo che guarda fuori, come quelle immagini di dipinti, una me ne porta tanti, che guarda fuori e al contempo è attraversato dietro, questo sguardo che è un orizzonte tra il passato e il futuro, che non ha giudizio, che è lì aperto, come un fiore aperto, come una primavera che sboccia. Tranquillamente, giusto, accenniamo questo sorriso sulle labbra, con questo sguardo quasi un po' stupido, quasi un po' senza nessuna pretesa, di fatto niente dobbiamo fare veramente. E quindi questo contentement, l'accontentarsi. Chiudiamo indice e pollice, non so neanche che ore siano, e quindi mi preoccupo un poco delle vostre cene, dei vostri appuntamenti. Giungiamo le mani davanti al cuore, con questo contentement, con questi occhi,
senza cercare null'altro che questa sensazione di vacuità. E le mani sulla fronte, la vacuità, le mani sulla bocca e le mani sul cuore. Namaste. E grazie.